Ciao a tutti cari ospiti, questa sera preparo dei biscotti per mia moglie, li facciamo spesso, biscotti senza glutine, sono leggerissimi, poco zucchero, al posto di comprare i biscotti in supermercato noi ci teniamo questi, quando abbiamo voglia di qualcosa di un po' di dolce ci mangiamo un biscottino, sono eccezionali, li hanno mangiati diversi miei amici, sono veramente buonissimi e sono leggerissimi e genuini. Quindi, chi vuole mangiare in modo genuino, gli consiglio di provare a fare questa ricetta. Allora, ci serve, dopo vi scriverò gli ingredienti quando andrò a montare il video: olio di semi di arachide, farina di riso, farina di fumetto di mais, quindi farina di mais, fumetto è perché di grana sottile, zucchero, amido di mais, lievito. Una tazzina di caffè grande, caffè lungo, io uso decaffeinato, ma ognuno può mettere quello che vuole, del cacao amaro e poi io per dare un po' di gusto e perché mi serve un po' di liquido, ci metto un liquore. In questo caso ho del mirto, però certe volte utilizzo la prugna, un liquore perché sono leggermente dolci, mirto, prugna sono leggermente dolci e quindi danno quella rotondità al biscotto. In questo caso sto utilizzando il cacao, ma potete. Questa ricetta è una base per poi modificarla come volete. Non ci sono le uova, quindi potrebbero mangiarla anche i vegani, ma non faccio pubblicità per i vegani, perché quelle sono scelte. Invece per me va bene farla perché sono leggeri. Ok? Allora, bisogna prima mettere gli ingredienti liquidi. Questa è la cosa importante, quindi verso il caffè, ecco qua. Allora, vanno 100 g di olio di semi. Io utilizzo sempre quello di arachidi. Ho provato a prendere quello di mais, ma mi sa proprio da olio da frittura. Proprio no, assolutamente no, non lo voglio. 100 g di olio. Fate conto che una di quelle tazzine di caffè sono pressappoco 60 grammi, 60-80 grammi. Poi ci metto il liquore, in questo caso ho detto il mirto, pressappoco altri 80 grammi di liquore. Quindi ho una buona parte liquida. Questo me li fa tenere morbidi al posto, per esempio, dell'uovo. L'uovo ho visto finora che non serve. Ci mettiamo lo zucchero e allora qua ho 80 grammi di zucchero. È stupidissima questa ricetta, quindi cioè, se riesco a farla io che odio fare i dolci, può farla chiunque. Farine senza glutine, farina di riso. Qua abbiamo, vediamo, 100 g di farina di riso, la farina di mais sono 130 g. Ho esagerato, ne ho messo un po' troppo. Poi ci metto il cacao. Quindi vedete, non è che ci vuole tanto per farla, basta mettere gli ingredienti. È solo la differenza è mettere prima i liquidi. Questa è la differenza più grande. Allora, dicevo, 40 grammi di cacao amaro. Io ho trovato quello della Perugina, che secondo me è molto buono. Amaro perché sennò diventa troppo zuccherato questi biscotti. Poi va sempre a gusti, però quando ci si abitua a mangiare un pochino meno zucchero, quando ce n'è troppo, dà proprio fastidio. Ok. Allora, mezza bustina di lievito per dolci, io invece ne metto un'intera, non ne frega niente. Ecco, diventano solo più soffici. Due grattugiate di sale e due
pepate. Bene. Ah sì, cosa abbiamo? 30 grammi di fecola di patate o amido di mais. Mescoliamo. Dopo, in funzione di come vedo il composto, se ha bisogno ci aggiungo un altro po' di liquido, se ha bisogno ci aggiungo un altro po' di farina. Dopo vi faccio vedere come viene fuori. Deve essere abbastanza morbido, ma non troppo. In questo caso è piuttosto secco. Adesso ve lo faccio vedere. È piuttosto secco. Quindi ci aggiungo un altro po' di mirto, perché ho esagerato con le farine. Ne ho messo un po' troppa. Un altro po' di olio ed eventualmente posso metterci un altro po' di caffè. Tanto vediamo come si comporta, perché mi serve che sia abbastanza morbido l'impasto, così si tengono morbidi anche i biscotti. Allora, naturalmente sarebbe meglio farlo con la planetaria, ma siccome sono in fase di trasferimento, portata l'ho messa via. Ecco, facciamo prima. Bene, allora mi ci vuole un altro po' di caffè. Metto un altro po' di caffè e dopo vi faccio vedere come li preparo. Ho dovuto aggiungere un altro bicchiere, tazzina di caffè, un'altra tazzina di caffè, perché con la farina ho un po' esagerato, però questo è il risultato che io volevo ottenere, lo vedete abbastanza bene, è morbido ma consistente, perché così io posso fare, come vedete, un biscottino, eccolo qua, perfetto, e non mi si sfalda tra le mani, ci vuole morbidezza, tanto in forno dopo si asciugano. Come faccio i biscottini? Come avete visto, li faccio così: prendo una pallina, dopo un po' misuro con le mani. Sapete che dovete farli pressappoco tutti della stessa misura, altrimenti uno viene un pochino più bruciato, uno un pochino più morbido. Non si può dire crudo perché non c'è nulla qua, è solo farina, farina e liquido. Però sono buoni, veramente. Ora accendo il forno, quindi li lascio qua un attimino a riposare, li copro con un canovaccio, li lascio riposare un attimino. Fin tanto che il forno messo a 160 gradi non arriva a 160 gradi ventilato, arriva a temperatura, mi preparo un vassoio di biscotti, lo metto in forno e dopo vi faccio vedere il risultato. Ci siamo, biscotti pronti, ve li faccio vedere, eccoli qua. Pressappoco sono tutti della stessa misura, come vi ho detto. Cercate, se fate questi biscotti, di non farli né troppo grandi né troppo piccoli, perché troppo grandi dopo si spaccano, perché ricordatevi che non c'è glutine e quindi si rompono. Troppo piccoli si seccano troppo. Come pressappoco una polpettina di carne, una polpetta di carne, ok? Li metto in forno circa 20 minuti, però guardateli perché ricordatevi che dipende sempre moltissimo anche dal forno, dagli ingredienti, che magari ne ho aggiunto un po' di più, un po' di meno. Quindi pressappoco 20 minuti, a 15 minuti apro e guardo come sono messi. E quindi in forno. Ok, sono passati 20 minuti, dopo 15 minuti li ho guardati, erano appena appena leggermente morbidi. Ora ve li faccio vedere. Ecco qua. Ottimo. Allora, quando voi li tirerete fuori, per capire se vanno bene, vedete che si sono un po'... mi sto bruciando, porca miseria. Crepati, ok? Ecco, bene, sì, perfetto. Si sono un po' crepati, il che vuol dire che sono praticamente pronti. Sono ancora leggermente morbidi e rimarranno, devono rimanere un po' morbidi, quello è anche il buono di questi biscottini. Ora però, lasciandoli fuori, quindi non lasciateli dentro in forno, lasciandoli fuori evaporano, quindi quel po' di vapore che è rimasto, un po' di alcol, evapora e loro dopo, quando si raffreddano, sono perfetti. Fatemi sapere se vi piace, se qualcuno li prova, fatemi sapere, datemi la vostra opinione. Ciao!